Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 26esima settimana del tempo ordinario e il Vangelo oggi ci presenta un fatto e una serie di detti che Gesù ha presentato agli Apostoli. Non è quindi un tema unitario quello di cui si occupa il Vangelo di oggi, come spesso siamo abituati durante il resto delle domeniche. Domenica scorsa avevano fatto il viaggio di ritorno da Cesarea di Filippo fino a Cafarnao, Gesù con i suoi discepoli, e i suoi discepoli non avevano per nulla parlato con Gesù, avevano parlato fra di loro e avevano parlato di chi fra loro fosse il più grande. Ognuno di loro aveva messo sul tavolo il suo istinto di orgoglio, la sua superbia, il desiderio di essere il primo e di prevalere sugli altri. Oggi, attraverso la figura di Giovanni, Gesù ci presenta un'altra forma di orgoglio, un'altra forma di superbia, un'altra forma di prevalere su tutti quanti gli altri. Ed è l'orgoglio e la superbia di gruppo. Giovanni, parlando a nome degli Apostoli, infatti dice a Gesù: «Gesù, c'è un tizio che compie miracoli nel tuo nome, fa del bene, guarisce le persone, ma non è dei nostri, non viene dietro a te insieme con noi, noi non gli abbiamo dato il permesso». E Gesù rimprovera Giovanni facendogli comprendere che chi non è contro di loro è con loro. Se uno fa il bene nel nome di Gesù, non può immediatamente dopo fare il male contro Gesù. Perché avviene questo fatto? Un po' per il carattere di Giovanni, un po' perché era accaduto un episodio che aveva lasciato l'amaro in bocca ai discepoli. Un papà era andato dagli apostoli e aveva chiesto loro di guarire il proprio bambino, che era epilettico. Gli apostoli, nonostante le loro preghiere e il loro impegno, non ci erano riusciti. Questo uomo va da Gesù e Gesù compie lui direttamente il miracolo, dicendo che per scacciare i demoni, per compiere i miracoli, bisognava essere persone di fede, bisognava credere in Dio. Evidentemente i suoi discepoli dovevano ancora crescere in questo. Vedendo che invece un'altra persona che non faceva parte del loro gruppo riusciva a guarire, subito glielo volevano impedire. Ma quella persona
continuava a svolgere la sua missione di guaritore e lo faceva così come si usava al tempo di Gesù. Oltre ad invocare Dio, oltre ad invocare gli angeli, oltre ad invocare le persone che vivevano nel cielo, gli antichi guaritori erano soliti invocare anche personaggi famosi che nella loro vita avevano fatto del bene. Per esempio, lo storico Giuseppe Flavio, al tempo di Gesù, ci racconta di un certo Eleazaro che per guarire le persone ricorreva al nome del re Salomone, insigne per la sua sapienza e per la sua saggezza. Ormai anche Gesù si era fatto un nome, aveva guarito tante persone, addirittura aveva risuscitato qualcuno dai morti e quindi qualcuno dei guaritori che erano sul mercato, diciamo così, ricorreva anche al suo nome per svolgere la sua attività di guaritore. Questo agli apostoli non stava bene, come a Giosuè non stava bene, ce lo racconta la prima lettura di oggi, che due persone rimaste nel villaggio senza essere andate con loro nella tenda insieme con Mosè stavano parlando a nome di Dio e compiendo gesti importanti a nome di Dio. Come Gesù dice, non glielo impedite, così Mosè dice a Giosuè, guarda che magari fossero tutti profeti nel popolo di Israele. Lo Spirito di Dio, i doni che vengono dal Signore, non sono riservati a un piccolo gruppo, sono per tutti. Come Gesù disse a Nicodemo, lo Spirito Santo soffia dove vuole, occorre solo riconoscerne la voce. Certo, Giovanni, insieme con suo fratello, era un tipo molto caloroso, era un tipo che si arrabbiava facilmente. Gesù li aveva soprannominati figli del tuono. Una volta, in un villaggio dei samaritani che non avevano accolto Gesù, fece la proposta a Gesù di far scendere il fuoco, come Elia, perché quel villaggio fosse distrutto in quanto non aveva accolto Gesù con loro, i suoi discepoli. Gesù dice: non pensate di essere solo voi le persone di origine a denominazione controllata e protetta. No, tutti sono figli di Dio, tutti possono operare nel nome di Dio, tutti possono parlare nel nome di Dio. Concluso questo episodio, Gesù dice una serie di frasi, esprime una serie di detti ai suoi discepoli che valgono anche per noi. E la prima fa riferimento ad un bicchiere d'acqua fresca. A noi oggi, oggettivamente, questo fatto non dice praticamente nulla, perché noi abbiamo una grande disponibilità di acqua, nonostante tutto. Apriamo i rubinetti in casa e l'acqua esce, abbiamo bottiglie in cantina e in frigo, abbiamo sempre con noi la borraccia con l'acqua fresca. Quindi per noi sembra un detto inutile, ma proviamo ad immaginare al tempo di Gesù un popolo che aveva fatto esperienza del deserto, dove l'acqua non c'è e se non conosci dove sono i pozzi rischi di morire. Un luogo dove ancora oggi l'acqua è molto scarsa e molto carente. Offrire un bicchiere d'acqua a una persona significava dirgli: tu per me sei importante, tu per me conti, io voglio che tu viva. E Gesù dice che questo va fatto non soltanto con i parenti, con gli amici, con i vicini, ma con tutti, addirittura con i nemici. Se il tuo nemico ti chiede da mangiare, dagli del pane, se ti chiede da bere, dagli dell'acqua, dice il 25° capitolo del libro dei Proverbi. E addirittura il profeta Isaia dice: se vedi un popolo che fugge da una città perché il nemico lo ha sconfitto, vagli incontro e offrigli dell'acqua, perché sicuramente essi hanno sete.
Offrire acqua quindi significa offrire accoglienza, significa considerare gli altri un fratello, una sorella, appartenenti all'unica famiglia umana, all'unica famiglia di Dio. E la ricompensa che il Signore dà a chi compie questo gesto è proprio questa: far diventare anche un gesto così piccolo, quasi insignificante, importante per costruire una nuova umanità, un nuovo modo di vivere e di intendere le relazioni. Poi il Signore passa a un altro detto che fa riferimento a una macina di pietra tirata da asino, a cui ci fa immediatamente pensare questa macina che viene usata per l'olivo, per fare dell'olio. Gesù, con un linguaggio paradossale, tipico dell'Oriente, dei rabbini, dice che chi dà scandalo a uno dei piccoli nella fede, meglio per lui sarebbe che si legasse una macina grande così al collo e si andasse a gettare nel mare. La peggiore delle morti per un ebreo, ma penso per tutti, perché impediva una degna sepoltura del cadavere. Gesù quindi sta invitando i suoi discepoli di allora, ma noi discepoli di oggi, a fare attenzione a non dare scandalo. Cos'è lo scandalo? Lo scandalo, lo dice la parola stessa che viene dal greco, è un ostacolo. Lo scandalo è un ostacolo che mi capita davanti e mi impedisce di proseguire il cammino. È un ostacolo che mi fa fermare e mi impedisce di crescere nella mia vita, nella mia esistenza. Ci sono degli ostacoli che vengono da fuori, che ci mettono davanti delle persone, e a questi ostacoli, a questi scandali, Gesù ci dice di prestare attenzione, di non essere noi quelli che pongono lo scandalo, casomai con una condotta di vita che è distante dal Vangelo, casomai presentando un volto di Dio che non è il volto che ci presenta Gesù, un Dio amore, ricco di misericordia, capace di perdonare tutti i suoi figli. Lo scandalo che dipende dal fatto che facciamo una corsa a diventare sempre i primi, a pensarci migliori degli altri, ad occupare i posti sempre più importanti. Ma c'è uno scandalo che nasce dentro di noi, che viene fuori dal nostro cuore e che il Signore oggi simboleggia attraverso i tre tagli che ci invita a fare: il taglio della mano, il taglio del piede, il cavarsi un occhio. Gesù fa riferimento alla Geenna. La Geenna era l'immondezzaio di Gerusalemme, che era stato realizzato in una valle a sud della città, dove nell'antichità si offrivano dei bambini in sacrificio al dio Moloch e dove c'erano una serie di tombe che avevano reso impuro quel terreno, per cui nessuno ci poteva abitare e nessuno ci voleva andare ad abitare. Perciò la gente cominciò a sversare lì tutta l'immondizia della città, tutti i residui della città, e a questa immondizia veniva dato fuoco, per cui il fuoco era sempre acceso e c'era anche una puzza insopportabile. Gesù dice: se tu non tagli la tua mano, se tu non tagli il tuo piede, se tu non cavi il tuo occhio, se essi ti danno scandalo, tu vai a finire nella Geenna, cioè sprechi la tua vita diventa come l'immondizia, la tua vita diventa un immondezzaio, stai rovinando te stesso. E perché fa proprio questi tre riferimenti Gesù? Perché la mano indica l'azione, indica ciò che si può fare, e ciò che noi possiamo fare è buono o cattivo, è bene o è male. Con le mani io posso offrire un bicchiere d'acqua, dar da mangiare all'affamato, vestire chi è nudo, rialzare chi è caduto. Con le mani posso fare tante cose belle e buone, ma con le mani posso compiere violenza, posso uccidere una persona,
posso fare tante cose cattive, posso fare tanto male. Allora Gesù ci sta dicendo: guarda che tipo di azioni compi, guarda quali sono le tue opere. Se sono buone, continua. Se sono cattive, taglia la tua mano, cioè dà un taglio a questo stile di vita cattivo che stai portando avanti, perché così salvi la tua vita, così realizzi te stesso. Il piede indica la direzione, indica l'orizzonte che tu vuoi dare alla tua vita. Gesù ci sta dicendo: renditi conto da che parte stai andando. Nella Bibbia, infatti, spesso si parla di una doppia strada. Il Signore dice che davanti a noi c'è il bene e il male, c'è la luce e ci sono le tenebre, c'è la vita e c'è la morte. Dobbiamo scegliere. Scegli la via del bene, scegli la via della luce, scegli la via della vita, scegli la via dell'amore e del servizio. Questo ci sta dicendo Gesù. E infine l'occhio. L'occhio esprime il desiderio, l'occhio esprime tutto ciò che abbiamo nel cuore e che vorremmo realizzare, esprime tutto ciò che noi desideriamo avere nella nostra vita. E nel Vangelo, in modo particolare, i desideri che vengono dagli occhi sono spesso legati all'amore e alla sessualità. Nella Genesi, il testo sacro ci dice che Eva vide il frutto dell'albero che non potevano mangiare e si accorse che era buono a mangiare e bello a vedersi. Nel Vangelo Gesù dice, nel capitolo 5 di San Matteo: vi fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla commette adulterio con lei nel suo cuore. Capite quanto è importante quello che ci dice Gesù? Quanto è importante soprattutto oggi, in una società in cui dilagano le violenze contro le donne, in cui dilagano i femminicidi, guardare una donna per desiderarla, guardare una donna come un oggetto, pensare che la donna sia una tua proprietà, fa di te un uomo che sta peccando. Fa di te un uomo che sta ponendo un ostacolo sulla sua vita, sulla sua strada e sulla vita e la strada degli altri. Cava il tuo occhio, dice Gesù, diventa capace di uno sguardo limpido, diventa capace di uno sguardo di amore, di uno sguardo di rispetto e di accoglienza, altrimenti andrai nel fuoco inestinguibile, cioè nella Geenna, avrai sprecato la tua vita, altrimenti farai esperienza di un verme che dura per tutta l'eternità. Ora, noi lo sappiamo, i vermi vanno sulla carne morta, sulle cose che si stanno guastando. Questo riferimento ai vermi che erano presenti lì, nell'immondezzaio di Gerusalemme, è un ulteriore suggerimento che Gesù ci sta dando affinché noi non lasciamo morire la nostra vita, affinché noi non lasciamo andare a male la nostra esistenza. E il fuoco che Gesù invece vuole accendere nella nostra esistenza è come quello di cui ci parlava Giovanni Battista, come quello di cui ci parla San Paolo, e cioè il fuoco che brucia tutto ciò che è inutile e valorizza ciò che resta. L'oro si prova col fuoco, e il fuoco che vuole accendere Gesù è il fuoco dello Spirito, il fuoco dell'amore, il fuoco del servizio. È esso che darà sapore alla nostra esistenza, è esso, il fuoco dello Spirito, che permetterà a ciascuno di noi di vivere in pienezza la propria vita, di essere felice e di realizzare il sogno di Dio su ciascuno di noi e sull'umanità intera.